Cesare Brusi, neo presidente di La Spiaggia a Millibro, insomma 27esima edizione con un presidente che si può dire sia stato da sempre il patrono, sempre a Terenzio Medri, perché questa è veramente una rassegna che voi avete pensato sin dall'inizio, quindi insomma, finalmente torna Cesare ciò che era di Cesare. Ma sicuramente, ma Terenzio ha fatto un'epoca insieme a me, ognuno con ruoli diversi ma molto simili e intercambiabili. Diciamo che è anche quest'anno un saluto, perché 27 edizione purtroppo senza di lui, è la seconda volta, e comunque iniziamo alla grande con questi 22 incontri. Sono incontri importanti, sono incontri che vengono fatti in luoghi diversi, ma molti qui a Milano Marittima, in questa piazza. Si vede stasera l'entusiasmo dell'inizio di questa serata con Ivano Marescotti, che ha fatto questo diario di famiglia molto bello. Abbiamo fatto due chiacchiere adesso con lui, è un personaggio sicuramente molto interessante. La prima domanda che gli faremo a Ivano sarà quella proprio: ma se lui è uguale sul palcoscenico e anche nella vita privata, lei come l'ha trovato? Ma per me è abbastanza simile, non quando fa l'attore insieme dei pazzi, ma quando recita sul palcoscenico teatro, secondo me sì, è lui. E secondo me questa rassegna, soprattutto questi 22 incontri, questa discesa, cioè è come una discesa bella, lunga di incontri fino a Ferragosto, libri in ogni stanza, che stiamo diciamo definendolo al 100%, e poi il Ferragosto con gli autori. Questa è questa rassegna eclettica che secondo me dà comunque un bel brivido a chi vuole una sfrezzata di cultura. Grandi nomi della letteratura, grandi nomi che ritornano, anche quelli un po' delle prime edizioni che io ricordo, tra cui Valerio Massimo Manfredi. Abbiamo Valerio Varesi, abbiamo Bazzucca, Arrigo Sacchi, che è diciamo un autore prestato allo sport. Poi quest'anno questo incontro con Mingardi, Davide Cassani, che appunto è venuto. Cioè sono più Ritornano anche i salotti letterari. Salotti letterari, poi abbiamo Graziano Pozzetto che torna così per parlarci un po' di gastronomia, che tanto non fa per niente male. Questi personaggi che ci fanno un cartellone abbastanza particolare. Ecco, poi andremo a presentare come sempre in anteprima assoluta la nuova mostra dei musei del San Domenico di Forlì. Assolutamente sì, quest'anno è una mostra che riguarda l'Ulisse, per cui è una mostra un po' particolare anche questa, e ci aspettiamo una bella serata, una seratona nella quale sveleremo diciamo tutto quello che sarà la mostra di quest'anno del San Domenico. Lo sbarco degli autori, abbiamo detto, il 15 di agosto sulla spiaggia libera, come sempre, e saranno veramente tanti quelli che si dovranno bagnare i piedi dopo che avranno varcato queste barche storiche che li accompagneranno dal circolo nautico fino alla costa, alla spiaggia. Tantissimi, e faranno un bel arrivo e una bella festa di Ferragosto, ci vuole. Qual è l'emozione di essere il presidente quest'anno? Ma l'emozione è quella di vedere tante persone che aspettano l'autore e per iniziare poi la rassegna, per cui questa è una grande emozione. Assessore alla Cultura Fiumi, si parte con Cervi alla spiaggia Milibro, si parte col botto con un grande Ivano Marescotti. Ho appena sottolineato con il presidente Brusi la collaborazione e il patrocinio della Comune di Cervia, che ovviamente non può mancare in una delle rassegne più belle, più imitate, credo, in tutta Italia. Certo, siamo a Milano Marittima con una cornice di pubblico splendida, per noi la cultura è un elemento fondamentale del turismo e apriamo questo happening che ormai si svolge da 27 anni con grande orgoglio. È un'iniziativa che vogliamo ulteriormente rafforzare, perché pensiamo che soprattutto a Milano Marittima poi la cultura debba sempre di più essere elemento cardine del turismo. Cultura, salotti letterari, il testo scritto che diventa un libro parlato, ed è bello vedere quanta gente ami ancora leggere e sentire parlare di libri. Molto bello, anche se quando si va in spiaggia sembra sempre di più vedere chi apre ormai gli smartphone rispetto al libro. Noi crediamo sia molto importante invece promuovere il libro proprio come elemento di riflessione, di dialogo, di approfondimento anche degli aspetti più legati alla mente, quindi all'approfondimento personale e culturale appunto. 24 gli incontri, 27 gli autori, tantissimi giornalisti coinvolti che parleranno di Cervia appunto con questa manifestazione che già da molti anni
tiene banco e lo tiene anche in maniera molto appropriata e anche con grandi autori. Beh, io ci tengo molto a ringraziare Ascom Confcommercio per questa iniziativa che assolutamente, diciamo, ci pregia di un momento molto importante in cui vengono personaggi come appunto stasera Mare Scotti, noto attore teatrale nonché anche regista e drammaturgo. Credo che sia un momento molto importante per tutti per confrontarsi appunto in questo momento di vacanza, diciamo, di vacanza, anche di aprire la nostra mente a qualcosa di nuovo che non è solamente il divertimento ma appunto l'approfondimento culturale, la cultura e l'esercizio delle nostre menti. Ivano Mare Scotti, il primo libro, che cosa ci dobbiamo aspettare da queste 112 pagine? Dobbiamo aspettare che non ce ne sia un secondo, quindi chi ce l'ha se lo tenga stretto, che sarà un cimelio, perché non ho intenzione, però è un libro necessario proprio. Come nasce? Nasce per un impegno teatrale, poi è diventato invece un fatto letterario. Troveremo qualche cosa di scabroso, soltanto sì. Fatti veri, 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 veri? No, non c'è nessun fatto inventato, tutti sono fatti veri, successi, accaduti, sono fatti umoristici, comici e alcuni fatti molto, molto drammatici. Si impara poi anche a conoscere meglio Ivano Mare Scotti, quello che è dietro alle quinte, quello di tutti i giorni. Certamente. Grazie a voi, se lo comprate diventerò ricco. Quindi, l'8% famoso. L'8%, cioè mi date un euro per ogni video. Beh, ringraziamo Vaghe Editori, Gabriella Montanari e Nicola. Certamente hanno avuto un'idea geniale. Beh, ha scoperto queste pagine, le ha lette, ha detto qui c'è da assolutamente. C'è da fare di Bayocca.